Ciao a tutti ragazzi, io come sempre sono Francesco e voi insieme a me siete la Dino Family. Oggi faremo vedere quello che ho unboxato, tra virgolette, negli ultimi giorni. Sì, in questi giorni non farò tanti video, dato che arriva l'estate. Aspettate un attimo e vediamo quello che ho comprato. Allora, in questi giorni di Vilamix è uscita una bellissima serie che si chiama The Epic Animals Giungla. Ecco, io ne ho già avuti parecchi questi animali della giungla, ma ve li faccio vedere lo stesso. Allora, un attimo ragazzi, che c'è una zanzara che devo ammazzare. Ecco ragazzi, l'ho ammazzata ragazzi, state tranquilli. Vi faccio vedere quelli. Allora, ce ne sono 8, tipo uno non l'ho trovato ancora. Cioè, sta nascosto tra i miei giocattoli, ma non lo trovo. Non trovo come si chiama? Aspetta. Si chiama. Il geco dalla coda a foglia. Non lo trovo più. Comunque, vi faccio vedere quelli. Poi ho trovato il pipistrello vampiro critter, bellissimo. Mamma mia, lo adoro. Lo mettiamo proprio qui sotto. Poi la scimmia urlatrice, bellissima anche questa. Cioè, vorrei soffermarmi sui dettagli. Cioè, guardate la bocca, guardate il colore della pelle. E poi anche la coda è fatta bene. Sembra un guincio, uno di quei cosi che si appende al muro e con i vestiti e i capelli, vabbè. E anche le zampe sono fatte piuttosto bene. Ma poi guardate i dettagli del pelo. I colori sono fantastici, questi animali. Vi dico già che li trovate. Aspettate. Vi dico già che li trovate in edicola al prezzo di 3,50 euro. Perciò possiamo anche continuare. Adesso. Poi ho trovato il panda rosso, troppo carino. E poi anche questo è fatto particolarmente bene. Non ve lo faccio vedere, ma vi dico già che cambia colore col calore. Non necessariamente nell'acqua calda. Si potete metterlo nell'acqua calda, sulla stufetta, sul termosifone. Insomma, vicino a tutte le cose calde. Cioè, guardate le strisce sul dorso. Queste praticamente, quando immergete il panda in acqua, ve lo svelo già, tendono a scomparire. Ma andiamo avanti. Ecco, ce ne sono altri quattro. Poi un bellissimo uccello dal piumaggio di questo blu, che piano piano scende, ed è l'ara indaco. Ragazzi, no, vabbè, questo è bellissimo. Guardate i dettagli. Certo, assomiglia a tutti gli altri pappagalli, però questo piumaggio blu è davvero stupendo. E poi guardate i dettagli del becco. Cioè, non mi piace un becco così. E poi guardate, aspetta, guardate la disposizione delle piume. Sembra davvero uno dei veri pappagalli. E poi anche il viso è pieno di dettagli. Guardate le sacche gialle sotto. E guardate il becco. No, vabbè, troppo bello. Mettiamo pipistrello, non farti coprire. Ok. Poi abbiamo questo bellissimo serpente che brilla al buio con le corna. E bellissimo, tutto giallo che brilla al buio e al buio diventa verde. Guardate i dettagli della lingua. Sembra una lingua finta di fuoco. Cioè, finta ma non di fuoco. Guardate le corna. Cufato. Andiamo avanti. No, stai, che cavolo dico. Non ho neanche detto come si chiama questo serpente. Questo è il crotalo delle palme. Non so se ne avete mai sentito parlare, però vabbè. Poi abbiamo gli ultimi due e poi vi devo far vedere un'altra collezione nuova. Ok, già questa delle fauci un po' paurose. Un asino tenero e del mandrillo. Ragazzi, questo fa una marea di paura. Cioè, guardate le maniche, i dettagli. I peli sotto la pancia. E i denti. Cioè, questi canini sono perfetti. Sembrano quelli di un vampiro. Cioè, guardate, così sta continuando a mordere, morte e morte. Guardate il ciuffetto di capelli. E qui sembra che si è fatto un bel trucco. Forza, adesso vediamo gli ultimi due.
L'ultimo è dalla rana dal dardo velenoso, mi pare. No, è la rana freccia, giusto. Ha la testa rossa e tutto il resto del corpo è blu. No, vabbè, ragazzi, cioè, è troppo bello questo giocattolo. Guardate tutti i puntini che coprono il suo corpo, bellissimo. Adesso passiamo anche un po' al colore verde, perché da pochi giorni è uscita una collezione di Sbabam che si chiama I Dominatori della Terra. Cioè, no, aspetta, che il cavolo dico Dominatori della Savana. E io ho trovato lui, il coccodrillo africano. Guardate la coda, la disposizione delle squame. È la prima collezione in cui vedo un coccodrillo del genere. Cioè, guardate come muove la bocca. Bello, 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 bello. Adesso andiamo a vedere il mini book. Forse il mini book con il nome dell'animale scritto in diverse lingue, infatti italiano, inglese e francese. C'è il disegnino dell'animale e poi c'è la scritta addirittura Dominatore della Savana. Aspettate che ora lo apriamo. Ecco, missione compiuta! Ecco, vi faccio vedere la collezione. Allora, abbiamo l'avvoltoio, il bufalo, il coccodrillo africano top, il leone africano top, la pantera nera, il cobra è un top, l'ippopotamo cambia colore in acqua calda, il mamba, la leonessa, l'aquila pescatrice, il fagocero che cambia colore al sole, il rinoceronte che brilla al buio, il babuino e l'elefante africano top brilla al buio. Penso che questo sia il più speciale di tutti, anche perché brilla al buio, non è mai comparso in queste collezioni come il rinoceronte e tutti gli altri, cioè brilla al buio. Non è mai esistito il Sbabam, perché questa ed è top! Dunque andiamo avanti. Qua c'è qua. Aspettate, qui c'è il disegno dell'animale, molto realistico, come si vede. E adesso leggeremo la descrizione. Il coccodrillo è un grosso rettile che abita i corsi dei fiumi. Rimane immobile e nascosto sotto la superficie dell'acqua in attesa che qualche malcapitata preda si avvicini per bere. A questo punto, con uno scatto fulmineo, si avventa al collo del povero animale e lo trascina sott'acqua fino a soffocarlo e poi per poi divorarlo. Può raggiungere i 5 metri di lunghezza. Attacco 98 su 100, difesa 76 su 100, intelligenza 89 su 100. Caratteristica: il coccodrillo non mangia. Ingoia grossi pezzi di carne e non fa nulla di speciale, così bla bla bla. Abbiamo visto tutto di questi animali. Ma non è finita, c'è ancora questo megasone. Cioè, davanti c'è il leone, l'avvoltoio, il rinoceronte, il coccodrillo, il cobra, l'ippopotamo, la pantera e il babuino. E dietro a tutto c'è il nostro immancabile elefante. Ma andiamo a sfogliarlo, qua ci vede le cose, all'inizio la differenza tra savana e foresta, chi abita la savana, la foresta, laghi e fiumi e il deserto, il re della savana è il leone. Vi spiega qui che l'elefante africano esiste, quello di foresta di savana. Qua si dice il dominatore del Mediterraneo, nuova collezione, quindi poco più bustina con un animale marino alla sua schiena, trova il buio. Trova e cambia colore in acqua calda, visto in TV. Ok. E comunque qua da qui continua Camilla. Allora, Camilla, dici qui cosa troviamo. Qua troviamo un po' di giochi. Tra qui unisci i puntini da 1 a 55 e crea il tuo elefante. Che è questo che mi vorrebbe tanto fare? Perché mi piace troppo. Sì, i giochi sono i miei preferiti. Ok. Poi li trova differenze. Tra gli avvoltoi, poi Il percorso con i numeri del leone. bisogna numerare da 1 a 12, da 1 a 16 e far arrivare il leone alla tigre. Poi qua abbiamo un altro gioco. Poi questo Devi usare il pennarello, la matita alle per collegarli alla forma giusta. ombre giuste. E poi c'è l'ultima pagina. E poi Non ci cosa? stanno le risposte, ma E poi ci così sono a le farvi tigre. vedere poco a poco. Che noi non vi facciamo vedere, altrimenti che gusto c'è?
Bene ragazzi, questo video si conclude qui. Mi raccomando, speriamo che gli animali che abbiamo postato in questi giorni che non vi ho fatto vedere vi siano piaciuti. E da Francesco, Camilla, che è picchia in mezzo giungla e dominatore della savana, è tutto. Ciao! Camilla saluta. Ciao!